Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Lampedusa, situazione ancora ingestibile, 4.500 migranti nell'hotspot, altri nel campo di calcio, interviene la protezione civile, il ministro Musumeci, l'Italia lasciata sola, l'Europa si gira dall'altra parte. Mafia e la 'ndrangheta assoluta dominatrice della scena criminale. Cosa Nostra in cerca vorace di denaro fa ancora presa tra i giovani. Tutta la criminalità organizzata punta a infiltrarsi nel metaverso, il nuovo spazio economico digitale e la rilevazione semestrale della direzione antimafia. Docciotti a Palermo, la mafia anche apparentemente sconfitta riesce a rigenerarsi. Le baby gang fioriscono quando le famiglie non sanno educare i figli. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte di Ayman, il sedicenne marocchino, trovato semicarbonizzato a febbraio a Merì, vicino a Messina. Due indagati per false dichiarazioni al pubblico ministero. Dal 29 ottobre Aero Italia apre la linea Catania-Roma. La risposta voluta dalla regione a Ryanair, che aumenta i prezzi e taglia il numero dei voli in Sicilia. Combattiamo il caro voli, dice il governatore Schifani al nostro TG, ampliando la concorrenza. Bufera su un liceo di Siracusa che chiede 50 euro a ogni studente per le attività didattiche. A Messina la due giorni di Sud Innovation System. Obiettivo, innovazione e incremento del digitale con le più importanti aziende del settore. Calcio, chi gioca e chi no, il Catania torna in campo dopo la pausa forzata. Domenica c'è il Picerno e Tabiani pensa a qualche cambio. Il Messina invece è ancora fermo. Partita con il Taranto rinviata, i giallorossi potrebbero avere un ottobre di fuoco con due recuperi. A Lampedusa il centro di accoglienza scoppia ancora, sull'isola arriva la protezione civile per dare respiro ai volontari stremati. Lutto cittadino oggi per il neonato morto ieri annegato, molti migranti sono affamati e la solidarietà dei lampedusani si esprime anche con una spaghettata. Maglio Viola. Arriva la protezione civile a Lampedusa per dare una mano alle forze dell'ordine e ai volontari che sono ormai allo stremo. Le squadre provenienti da Porto Empedocle sono equipaggiate con materiali, mezzi e attrezzature per aiutare a fronteggiare l'emergenza. Intanto scatta la solidarietà sull'isola, accorto persino di acqua potabile e cibo. Con sacchetti di plastica in mano e con la classica busta che viene consegnata negli hotspot, decine e decine di migranti ieri sera si aggiravano per Lampedusa. Tutti giovani, molti dei quali minorenni, riusciti ad allontanarsi quando nel tardo pomeriggio c'è stato un momento di caos proprio durante la distribuzione dei pasti. I migranti in giro per l'isola, molti dei quali tenevano stretta fra le braccia una bottiglia d'acqua minerale, non hanno creato però fastidi né problemi d'ordine pubblico, cercavano soltanto qualcosa da mangiare. In soccorso dei migranti affamati è arrivato un vigile del fuoco fuori servizio che stava andando ad una grigliata con gli amici quando si è trovato davanti casa migranti del Burkina Faso che chiedevano cibo. Uno di loro si è messo in ginocchio chiedendo da mangiare, racconta il vigile, che ha rinunciato alla sua cena con gli amici e rientrato a casa e assieme alla madre ha preparato una spaghettata. La Croce Rossa e la polizia per tutta la notte hanno setacciato ogni angolo di Lampedusa e sono riusciti a convincere molti a rientrare all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto l'isola ha vissuto una notte di tregua, solo tre i barchini soccorsi e poche decine i migranti arrivati, ma dopo i 7.000 delle ultime 48 ore il centro di accoglienza scoppia ancora e smaltirli sarà lungo e difficile, anche se le operazioni sono iniziate da subito. È una mafia meno violenta che attrae le nuove generazioni e che punta ai fondi pubblici nazionali e comunitari, è quanto emerge dalla relazione semestrale della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Mentre a dominare è la 'ndrangheta, Cosa Nostra è sempre in cerca di nuova manovalanza criminale. Tonino De Mana.
È una mafia che perde pezzi, ma che al tempo stesso si rinnova, attrae le nuove generazioni e per farlo punta web e metaverso. A rivelarlo è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, che pone l'attenzione sulle piattaforme di comunicazione criptate ed in generale su internet e dark web. Il documento, che fa riferimento al secondo semestre 2022, presenta un focus proprio sul nuovo scenario con Europol, che ha già evidenziato le potenziali criticità. Cambiano i tempi e cambia la mafia, che sembra cogliere le trasformazioni tecnologiche, seguendo così fenomeni economico-finanziari su scala globale. Sempre meno ricorso alla violenza e sempre più interesse negli affari e negli investimenti, soprattutto in aree del paese dove c'è una forte sofferenza economica. La DIA mette in evidenza una mafia decisamente diversa, che si adatta al contesto e si infiltra, silenziosa, attraverso pratiche corruttive, riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari, Recovery Fund e PNRR. Comanda l'Ndrangheta, assoluta dominatrice della scena criminale, anche al di fuori dei tradizionali territori di influenza, con mire che interessano tutte le regioni italiane, con lendrine calabresi ormai esperte di narcotraffico e capaci di gestire una complessa e affidabile catena logistica, specie in Sud America. Mafia che cerca di organizzarsi e che dopo la morte di Riina e Provenzano e l'uscita di scena di Messina Denaro, ormai sul punto di morte, cerca nuovi leader, ma che comunque riveste sempre un fascino sulle nuove generazioni, un esteso bacino d'utenza finalizzato ad ampliare la necessaria manovalanza criminale. Dalla mafia alla violenza dei giovani e poi i migranti. Abbiamo intervistato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, oggi a Palermo per un convegno sulla lotta appunto alla criminalità organizzata. Marco Gullà. A Palermo, in occasione di un convegno sull'analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, affronta diverse tematiche. Oggi è la vigilia del 30° anniversario dell'eccidio di padre Pino Puglisi. Qualche giorno fa il parroco della chiesa di Brancaccio aveva detto: tante cose non sono cambiate in questo quartiere. Don Ciotti sa che la mafia in determinate zone è ancora radicata. Il problema della mafia è un problema serio. L'abbiamo sempre detto che l'ultima mafia, dopo gli arresti, le grandi operazioni, tutto quello che è stato fatto, che viene fatto, non dimentichiamoci delle cose belle, importanti e positive, ma non basta, perché l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, quello di rigenerarsi, di rimettersi in gioco, di cercare nuove strade, nuove modalità, nuove rotte. Allora tocca a noi, anche a noi come cittadini, associazioni, movimenti, chiesa, rigenerarci sempre di più, dare continuità al nostro impegno, non sottovalutare. Don Luigi Ciotti affronta anche il tema delle baby gang, tra stupri e violenze, e poi maggiore impegno per la tutela delle donne. C'è un problema delle persone, un problema di un mondo adulto. Chi ha una responsabilità nella scelta delle politiche, degli interventi? Chi è che ha la responsabilità di creare dei percorsi educativi, culturali, sociali? Chi è che ha un ruolo? Ecco, il ruolo della famiglia, il ruolo della scuola. C'è un mondo adulto che deve interrogarsi, senza togliere responsabilità che poi ricadono sui ragazzi che commettono delle forme di violenza e di reato. Ma quali opportunità offriamo loro? E poi si passa al capitolo migranti, con l'hotspot di Lampedusa pieno all'inverosimile. Io provo tanta, ma proprio tanta, tanta sofferenza, tanto dolore, perché sono deportazioni indotte queste di questi migranti. Fuggono dalla fame, dalla mancanza di opportunità, di lavoro, dalla siccità, dai conflitti, dalle guerre. E di fronte a tutto questo c'è un mondo che deve interrogarsi, cominciando da quegli organismi internazionali che devono affrontare il problema. No, e non è che respingendo abbiamo risolto tutto il problema. E noi abbiamo delle grosse responsabilità in questo senso. Rissa la notte scorsa a Borgo Vecchio a Palermo. I residenti hanno chiamato i carabinieri per una lite fra una decina di persone tra via Archimede e via Ximenes. Quando i militari sono arrivati non c'era più nessuno. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Per la morte di Ayman, il giovane marocchino trovato carbonizzato a Mairie nel Messinese a febbraio, ci sono due indagati per false dichiarazioni. L'ipotesi della procura è di istigazione al suicidio. Giusy Lazzara.
aleggia ancora il mistero sulla morte di Ayman Serti. Per il 16enne marocchino trovato semicarbonizzato in un piazzale di Merì nel Messinese il 16 febbraio, tante le ipotesi e una nuova pista. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. E mentre si indaga per capire se il ragazzo sia stato vittima di atti di bullismo o di un'azione punitiva, i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati due persone per false informazioni rese nel corso delle audizioni durante il procedimento penale. Indagato un uomo di 44 anni, gestore di un distributore di carburante dove, secondo quanto accertato dalle indagini, Ayman si sarebbe procurato la benzina per poi suicidarsi. Il benzinaio però nel corso dell'interrogatorio ha smentito questa circostanza. Un secondo avviso di garanzia è stato notificato a un ragazzo marocchino, amico della vittima, il quale durante gli interrogatori avrebbe mentito al pubblico ministero che lo sentiva sui suoi ultimi contatti con il sedicenne, provvedendo anche a cancellare messaggi e chiamate sul proprio telefonino. Resta da capire cosa e quali circostanze avrebbero portato alla morte del ragazzo. E novità anche dall'esito dell'autopsia, che ha confermato che Ayman non si drogava e non beveva alcolici, sia di recente rispetto alla morte sia in passato. Una notizia che restituisce dignità alla famiglia, che fin da subito non ha mai creduto alla tesi del suicidio e cerca ancora verità. E non si dà pace la madre, che la sera del 16 febbraio aveva chiesto al figlio di comprare le pizze. Ayman aveva detto di avere un incontro in programma e poi avrebbe preso la cena per tutti. Secondo la donna, proprio durante quell'appuntamento, qualcuno gli ha teso la trappola mortale. Palermo ha aggredito l'ex moglie sul posto di lavoro, ma è stato picchiato e messo in fuga dai presenti. È accaduto in una struttura sportiva con campi di calcetto. L'uomo ha varcato i cancelli e ha iniziato a colpire la donna con calci e pugni. In soccorso della vittima sono intervenute delle persone che si trovavano nella struttura per giocare. Dal 29 ottobre Aero Italia apre la linea Catania-Roma, una nuova linea, la risposta voluta dalla regione a Ryanair, che aumenta i prezzi e taglia il numero dei voli in Sicilia. Combattiamo il caro voli, dichiara il governatore Schifani al TG Sicilia, ampliando la concorrenza. Emanuela Corsi. Ryanair taglia i voli, ma la Sicilia non sta a guardare, risponde subito con i fatti. No, risponde con i fatti, noi aumentiamo il numero dei vettori che collegheranno la Sicilia, è una logica di mercato, ci si difende così. Ampliare la concorrenza per combattere il caro voli è la risposta della regione siciliana dopo lo scontro tra compagnie aeree e governo. Dal 29 ottobre partirà la nuova tratta Catania-Roma di Aero Italia, il terzo vettore voluto fortemente dal presidente Schifani, già subentrato a Ryanair nello scalo di Comiso. La compagnia promette 4 voli giornalieri con una tariffa base di 39,99 euro. Manterremo gli impegni presi. La convinzione e la ragione per la quale siamo qui è quello di considerare il trasporto aereo, soprattutto in un'isola, come parte integrante delle infrastrutture del territorio. E conseguentemente da questo punto di vista la convinzione è che evitare speculazioni eccessive rappresenta un vantaggio per tutti quanti. Intanto oggi è il giorno del confronto sul trasporto aereo convocato al Mimit dal ministro Urso con le compagnie aeree. Stiamo facendo squadra anche in questa occasione. È una brutta vicenda che mi auguro si concluda al più presto e mi auguro che non si arrivi a Natale col solito scandalo dei nostri ragazzi che per raggiungere la Sicilia debbano sottoporsi a salassi. C'è anche un altro vettore, ITA, che comunque è sotto accusa. Sì, secondo me è ancora più grave perché ITA capitale pubblico, anche se in fase della fusione con Lufthansa, che applica delle tariffe ancora peggiori di quelle del Ryanair. È un fatto che ho denunziato, Messi Orsono ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma per queste vicende, contrariamente a quella che è la mia mentalità garantista, liberale, di avvocato, però a tutto c'è un limite. Iniziato il nuovo anno scolastico partono subito le polemiche. Il liceo Einaudi di Siracusa, ma non è certo l'unico, chiede agli studenti un contributo obbligatorio di 50 euro per le attività didattiche, ma non tutti sono favorevoli. Sarà presentata anche un'interrogazione parlamentare. Francesco Aloi.
Le scuole sono sempre più a corto di fondi e così il liceo Einaudi di Siracusa ha chiesto agli studenti un contributo obbligatorio di 50 euro, una richiesta che ha fatto scoppiare la polemica. La nostra provincia è in dissesto da tanti anni e che pertanto per sopperire a quelle necessità che sono legate alla manutenzione, alle spese ordinarie, noi dobbiamo intervenire con i fondi dello Stato, chiaramente depauperando quelle attività che traggono loro nutrimento proprio dai fondi dello Stato. Erano stati proprio i consiglieri, i genitori del Consiglio d'Istituto a chiedere che venisse aggiunta una qualche aggettivazione al contributo, perché il contributo è molto modesto. Un contributo che, come dice la dirigente scolastica, serve per l'implementazione dell'attività didattica. O noi definiamo una scuola veterocomunista, nessuno mette niente, servizi base per tutti quanti, quindi anche voglio dire molto poveri. Si chiede, così come previsto l'autonomia, una copartecipazione delle famiglie, delle aziende. Ma l'Einaudi non è la prima scuola che chiede la collaborazione di studenti e famiglie. Non è una novità. Tutte le scuole italiane chiedono un contributo. Probabilmente e quello che ha dato un po' fastidio è stato l'uso dell'aggettivo obbligatorio. La notizia si è subito diffusa ed è arrivata anche a Roma. In Italia non tutti possono permettersi di mandare i figli a scuola e questa è una vergogna per un paese evoluto. Così la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, che presenterà un'interrogazione parlamentare. A Messina si è aperta la 2 giorni dedicata all'innovazione e al digitale, con la presenza delle più importanti aziende del Big Tech. Francesco Triolo. La sfida all'innovazione parte da Messina, una città che vuole essere punto di riferimento degli investimenti delle grandi aziende tecnologiche mondiali. Nel giorno dell'inizio dei lavori di demolizione nell'area in cui sorgerà il nuovo iHub si apre il Sud Innovation Summit, una 2 giorni dedicata al confronto tra i manager delle più importanti aziende della Big Tech. Al Palacultura si parla di integrazione tra le realtà locali e nazionali, si portano e si mettono a confronto esperienze diverse che possono rappresentare anche un'ispirazione per altri imprenditori. L'idea di questa iniziativa è stata dell'imprenditore Roberto Ruggeri. Sono contento, la risposta delle città è stata meravigliosa, bisogna partire le persone, lo raccontavo adesso, quindi sono sinceramente soddisfatto e anche un po' emozionato. Investire in Sicilia, investire a Messina ha un senso? Sicuramente sì, ma non è tanto un concetto di investimento quanto di offrire un'opportunità. In questo momento l'amministrazione, anche attraverso l'evento, sta offrendo un'opportunità alla città. La città ha risposto bene, proveremo poi a mettere le basi per qualcosa di concreto e solido da portare avanti. Già oggi hanno abbattuto anche, mi pare, un pezzettino di iHub, quindi diciamo si inizia anche a concretizzare un po' oltre chiaramente i discorsi, gli speech ispirazionali che ascolteremo qui. Ci sono Microsoft e LinkedIn, Google e Samsung e poi Airbnb, Booking, Alibaba, multinazionali entrate nella quotidianità di tutti attraverso un PC ormai più frequentemente, un'app sullo smartphone. Si parla di digitalizzazione ma anche di turismo, con Messina che si candida ad essere un punto di riferimento nel Mediterraneo. Significa portare una parte di mondo imprenditoriale in città, significa evitare che i ragazzi vadano sempre fuori per capire quello che c'è fuori dai nostri confini, significa far capire agli imprenditori che a Messina si può investire, si deve investire. Abbiamo buttato giù simbolicamente il primo pezzo della struttura in cui nascerà l'iHub, vuol dire far capire che la città è accogliente da tutti i punti di vista, soprattutto imprenditoriali. Il programma prevede una 2 giorni intensa con incontri ed interventi che racconteranno l'ecosistema del Sud Italia. Musica, i Maneskin, band romana amatissima anche in Sicilia, hanno trionfato per la seconda volta agli MTV Music Awards nella categoria Best Rock, battendo i grandi rivali americani. Emanuela Corsi. Successo a stelle strisce per i Maneskin. La band romana scala le classifiche americane e spopola gli MTV di Roma. Oggi la band è tra le più amate in Italia
E se qualcuno forse non sarà d'accordo, di certo ogni singolo dei Måneskin si trasforma subito in un successo. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Quest'estate le 5 date evento a Trieste, allo Stadio Olimpico di Roma e a San Siro a Milano hanno registrato il tutto esaurito. I live nei palazzetti e negli stadi del 2023 hanno già contato più di 570.000 biglietti venduti. Beh, li aspettiamo in Sicilia, naturalmente. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, state con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, terza giornata di Serie C nel weekend. Il Catania torna in campo dopo lo stop forzato contro il Brindisi, domenica arriva il Picerno e starà ancora fermo invece il Messina, con il Taranto non si gioca e i giallorossi avranno adesso due recuperi da disputare. Marco Carli. Chi gioca e chi no. Il tempo dell'attesa sta finendo per il Catania che torna in campo domenica al Massimino con il Picerno, 17 giorni dopo l'esordio col Crotone. Starà ancora fermo il Messina che dopo il rinvio con la Casertana non giocherà nemmeno a Taranto e tornerà alle gare ufficiali per la quarta giornata, giovedì 21, a quasi 20 giorni dalla prima col Cirignola. Partiamo dal Catania. Tabbiani lavora con la squadra Ragalla, indisponibili Rapisard, lo squalificato Lorenzini, Chiarella, Popovic fuori lista, oltre a con ogni probabilità Dubiscas. In difesa Quaini recupera, ma al centro dovrebbero andare Curado e Silvestri, mentre sull'esterno adesso al momento più Castellini di Bois, anche se mancano tre allenamenti alla partita le cose possono cambiare anche a centrocampo, dove il nuovo acquisto Deli insidia gli altri interni, anche se il reparto potrebbe presentare gli stessi interpreti del Crotone, con Ladinetti che può avere anche una possibilità in avvio. Coppia di esterni in attacco con Chiricò e Marsura, resta il dubbio della punta centrale, tutto dipende dalla scelta su Di Carmine e sul miglioramento delle sue condizioni e del relativo ritmo partita. Intanto Biagianti sui social conferma la sua nuova avventura alla guida dell'Under 17 nazionale. Ragazzi nati nel 2007, ricorda Biagianti, l'anno in cui sul campo il Catania conquistava la salvezza contro il Chievo e lui, Marco Biagianti, esordiva in Serie A. In casa Messina l'allenatore Modica rinvia ancora le scelte perché lo Iacovone, danneggiato dagli incendi dopo aver portato allo slittamento della gara fra Brindisi e Catania, fa spostare anche l'appuntamento fra il Taranto e la squadra della città dello Stretto, che adesso, complice il recupero certo dell'11 ottobre con la Casertana, se nello stesso mese venisse anche giocata la partita con il Taranto, si ritroverebbe a dover disputare 8 gare in 28 giorni, un inizio autunno di vero fuoco. Il TG Sicilia si ferma qui, il prossimo appuntamento alle 20. Grazie e buon pomeriggio.